con fedelmente i colori sociali, Terzigno in casacca rossa e nera, grossi applausi all'ingresso delle due formazioni, mentre la Paionese con il solito, la solita casacca azzurra, una Paionese che, Peppe, come possiamo vedere dalla formazione, è una novità. Una formazione in campo Giovanni Montano, se non andiamo errati, e anche Rizzo, dunque fuori Giovanni Ventre e Pellegrini. Sì, fuori Giovanni Ventre e Pellegrini, anche a letto che domenica ha giocato, torna Perrelli. Tra l'altro, intanto stanno per arrivare le formazioni, ci sarà una premiazione prima della partita a Giovanni Baratto, così come ci avevano detto. Dunque, formazioni che sono arrivate in questo istante, subito a leggere quella del Terzigno con Allocca, Paolo De Rosa, Laudano, Siciliano, Manzi. Parte Baratto, pallone a girare, attenzione, c'è il tiro e c'è il gol! Gol del Terzigno, Terzigno che va in vantaggio, non riusciamo a capire di chi si tratta, ci sembra Manzi, ha portato un minuto di gioco, Terzigno in vantaggio. Terzigno in vantaggio, riparte ancora l'azione della Paganese, Montano in profondità per Romano, Romano ancora l'attacco, il pallone al centro per Ferrara, il tiro e c'è il gol di Ferrara, pareggio della Paganese, pareggio della Paganese al 29esimo, pareggio della Paganese, Paganese con Giancarlo Ferrara, 16° gol, è superato Giovanni Baratto. Beh, l'avevamo detto, la difesa doveva avere delle difficoltà se attaccata. Qui c'è stato un errore di De Rosa, se non sbaglio, in difesa. Romano ne ha approfittato, è stato intelligentissimo con la coda dell'occhio a vedere l'arrivo di Ferrara, sinistro imprendibile. E dunque si riparte alla mezz'ora, si riparte con il risultato di parità 1-1 al primo. Al primo ha segnato il Terzigno con Iaderosa, ha risposto alla mezz'ora lui, il bomber Giancarlo Ferrara. Rizzo cerca la posizione di Perrelli, pallone in profondità, attenzione Claudio De Rosa, il cross al centro, il pallone e c'è il gol, raddoppio del Terzigno, ancora una volta. Ancora una volta la difesa della Paganese è andata davvero in bambola, si pensa a far polemiche, dunque si pensa a far... Parte Zotti, pallone a girare, attenzione, c'è il gol di Zotti, Pierino Zotti, Pierino Zotti porta in parità la Paganese, finalmente Peppe, Pierino Zotti, allora potrà venire ai nostri microfoni, aveva giurato che sarebbe venuto a festeggiare con la stampa il gol, il suo primo gol con la Paganese, è andato però dai tifosi che lo meritano. È stato un gol anche Tomacelli, De Sanzo, Pellegrino, Ferrara, libero Romano, eccolo servito in posizione regolare, Romano, Romano in aria, Romano, Romano messo giù e c'è il gol, gol della Paganese, gol della Paganese al 44esimo, Paganese passa in vantaggio, Paganese in vantaggio al 44esimo. Dunque Paganese in vantaggio al 44esimo. Con la suola della scarpa, intanto c'è qualche tifoso del Terzigno che scherzosamente qui se la prende con l'arbitro, con la suola della scarpa Romano è stato bravissimo a mettere dentro e quindi ad anticipare all'Occa. 3-2. Una partita che forse il Terzigno non meritava di perdere, ma credo che la Paganese abbia giocato una partita all'attacco nel secondo tempo pur senza trovare. Melillo dal fondo,
stacca Maiella, allontana il pallone Manzi, poi è stato Montano che ha messo il pallone in fallo laterale. Si fanno sentire i tifosi della Paganese, sicuramente Peppe è un'altra festa quella dei tifosi della Paganese. Beh, questo in favore del Terzigno, in area Pannozzo e c'è la fine dell'incontro. Dunque al giro di torre annunziata, nel recupero la Paganese batte il Terzigno per 3-2 e si conferma sempre più leader di questa classifica. Sì, 12. Fabio, su quello nuovo,